Quesito 9 dimostra che questa equazione ha una sola soluzione reale. La funzione data φ è la somma di tre funzioni fgh, arcotangente, cubica e esponenziale. Qui vediamo i loro grafici. L'arcotangente, questa curva verde, compresa tra gli asintoti meno π mezzi e π mezzi, asintoti orizzontali. La cubica, questa curva blu, che ha tangente orizzontale in 0, ma poi è sempre una funzione strettamente monotona, crescente, tranne che in x uguale a 0. E poi l'esponenziale, questa curva rossa, anche lei strettamente monotona crescente, come anche era l'arcotangente, strettamente monotona crescente. Quindi abbiamo la somma di tre funzioni, tutte strettamente crescenti, tranne la cubica che non lo è in x uguale a 0, ma lì lo sono le altre due. Inoltre è una funzione continua, la funzione somma delle tre, perché è somma di tre funzioni continue. E i suoi limiti della funzione φ a meno infinito e a più infinito sono meno e più infinito. Infatti, a meno infinito l'arcotangente va a meno π mezzi, da sopra, mentre invece a più infinito va a più π mezzi. La cubica va a meno infinito, qua verso il basso, e invece a più infinito verso l'alto, quando x va a più infinito, e l'esponenziale invece va a 0 da sopra quando x va a sinistra e va a più infinito quando x va a destra. Quindi combinando questi limiti singoli abbiamo che φ va a meno infinito per colpa della cubica all'estrema sinistra e invece all'estrema destra φ va a più infinito per colpa della cubica e dell'esponenziale. Quindi la funzione φ assume valori negativi a sinistra e valori positivi a destra. Per esempio nel punto x uguale a meno 1 assume più o meno il valore meno 1,4 negativo, invece in x uguale più 1 assume più o meno 4,5 positivo. Essendo poi la funzione φ monotona strettamente crescente e continua, è chiaro che nell'intervallo tra meno 1 e 1 attraversa l'asse delle x, crescendo da questo valore negativo a quello positivo. Attraversa una sola volta perché è una funzione strettamente monotona crescente. Quindi esiste una e una sola soluzione di questa equazione uguale a 0, cioè una e un solo 0 in cui questa funzione attraversa l'asse delle x. La dimostrazione che la funzione φ è monotona crescente si può fare derivando le tre funzioni. Queste sono le derivate dell'arcotangente, della cubica e dell'esponenziale e sono tutte quante positive, tranne la cubica che può azzerarsi in 0, dove però le altre due sono comunque derivate positive. Quindi la derivata in ogni x è sicuramente positiva, quindi la funzione φ è strettamente crescente in ogni x.